sia che l'indagine nasce come una costola delle indagini che hanno riguardato la ricerca e la cattura del latitante matrone Francesco, e trae spunto appunto da uno scambio criminale tra la zona di Scafati e Sarno per quanto riguarda proprio il settore delle macchinette videopoker. In particolare, tra i soggetti destinatari dell'ordinanza di custodia in carcere vi è appunto il Vitiello, le cui società sono state oggetto poi anche di sequestro, perché l'ordinanza si compone anche di un corposo provvedimento di sequestro di beni per un ammontare di circa 2 milioni di euro, e quindi un rapporto criminale tra l'area più propriamente scafatese ed il sarnese, con l'appoggio ai Serino che, come giustamente diceva il procuratore, ancora una volta si proponevano di fronteggiare l'offensiva dei Parlato nel parallelo settore delle videomacchinette, con la necessità di intervenire anche in settori diversificati come quello del narcotraffico. L'ordinanza ha riguardato anche un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva dei riferimenti e degli approvvigionamenti anche nella città di Roma. Sono state quindi sequestrate aziende agricole, è stata sequestrata la macelleria e tutto l'indotto della famiglia Serino, così come oggetto di ulteriori investigazioni sono anche le ulteriori attività imprenditoriali a cui Serino chiedevano all'amministrazione pubblica di poter accedere in vista di una evoluzione del loro clan, appunto, che dalle attività più propriamente camorristiche voleva ripulirsi attraverso attività imprenditoriali. Se ci sono domande.